Ora prenderò come esempio la configurazione della stampante più diffusa, la Ender 3. Andiamo ad aprire l'esempio di configurazione in questo modo. Clicco nella cartella scaricata e decompressa di Marlin Bugfix 2.0.x e vado nella sottocartella Config. Poi vado in Examples, cerco Creality e vado nella cartella Ender 3. Copio tutto il contenuto di questa cartella e ritorno nella cartella originale di Marlin Bugfix 2.0.x. Apro la sottocartella Marlin e incollo il tutto. Mi uscirà un messaggio: sostituisci i file e confermiamo. Una volta finita questa operazione, apriamo Visual Studio Code. Apriamo Marlin 2.0 Bugfix con Platform.io. Se non sai come fare, vai al video dove lo spiego e poi prosegui. Clicchiamo sulla faccina dell'alieno e poi aspettiamo la sua apertura per qualche secondo. Quindi, Open Project, cerchiamo la cartella dove abbiamo salvato Marlin e apriamo il progetto. Attendiamo qualche secondo l'apertura e nella colonna di sinistra andiamo ad aprire Marlin e poi configuration.h. Controlliamo se riscontriamo la versione per la nostra Ender 3 e andiamo avanti. E alla riga 106, nella Serial Port, dove inseriamo il valore 2. Invece nella riga 115 la abilitiamo eliminando le barre trasversali e inseriamo meno 1. Poi invece nella sottocartella SRC Core Boards.h copiamo la riga 276 con la dicitura della tua scheda in Define Motherboard Board BTT SKR Mini E3V1.2 e ritorniamo in configuration.h e incolliamo nella riga 133, sostituendo quella di default. Andiamo sempre sulla sinistra nella cartella piattaforma.io.ini nella riga 21. Se usi l'ultimo bugfix di 2.0, modifica l'ambiente predefinito da MegaATmega2560 a STM32F10 3RC Big 3, quindi nella riga di env default scrivi questo. Nel caso usiate un Marlin 2.0, la dicitura è diversa e sarebbe stata questa: STM32F10 3RC Big 3 NOSB, ma non è il nostro caso. Bene, la compilazione è terminata, possiamo cliccare su verifica. Tutto questo procedimento richiederà alcuni minuti. Durante la compilazione potrebbe succedere di avere alcuni messaggi di errore in rosso. Non preoccuparti, potrebbe essere un errore di compilazione dovuto alla distrazione, quindi ripeti tutti i passaggi. Oppure semplicemente una libreria da scaricare dove il programma ti indirizzerà con il link apposito per scaricarla, suggerito da un testo sottolineato in giallo. Tenendo il pulsante Ctrl premuto e cliccando contemporaneamente sul link verrà scaricata direttamente la libreria mancante. Ricordati che per questa operazione il computer deve usufruire di una connessione internet. Dopodiché, quindi, verifichiamo di nuovo il tutto. Per avere una compilazione senza errori, dovrete ritrovarvi, come nel mio caso, un messaggio in verde che vi garantisce il successo. Permettetemi una piccola precisazione per i meno esperti. Nella riga 668 impostiamo i nostri driver per X, Y, Z, E0. Sia che siano A4988 o 2208, 2209, eccetera, eccetera. Nella riga 725 controlliamo se gli step millimetri siano giusti nei valori inseriti in default axis step per unit. L'importante è poi andare a sostituire nella riga 1026 le voci di true e false dei vari assi. I driver 2209 e 2208 guidano la direzione opposta rispetto a quelli degli Allegro A4988. Su tutte le schede della SKR devi cambiare la direzione, quindi vai in configuration.h nella riga 1026 e sostituisci gli assi XYZ e quello dell'estrusore LE0. E cambiando tutte le voci in modo inverso, da true a false, riuscirai ad impostare la direzione giusta dei tuoi motori. Tutto
Tutto questo è possibile provarlo con Pronterface, un programma che ci permette di comunicare con la nostra stampante. Andate nel link in descrizione, scaricate il programma, lo aprite e lo collegate alla stampante tramite USB. Ricordatevi di uscire da qualsiasi altro programma perché questi potrebbero interferire e creare problemi di connessione. Trovata la porta della vostra stampante e connessa, proviamo dei piccoli spostamenti di un millimetro tramite il comando sulla sinistra, in modo da verificare le giuste direzioni. Nel caso siano sbagliate, tornate nel punto precedente descritto del firmware e cambiatelo. Da Pronterface potete provare anche le homing dei vari assi e la logica degli end stop. Il resto del firmware dovrebbe essere impostato di default. Fatemi sapere nel caso contrario, visto che non sono un possessore di una Ender 3, ma sto usando questa solo come esempio del mio video. Spero che questo video ti sia stato utile. Ti ricordo che nel mio ultimo libro potrai trovare tutta la compilazione di Marlin voce per voce, dove ti andrò a spiegare tutto in modo semplice con esempi e raffigurazioni. Trovi il link in descrizione per acquistarlo e dove troverai anche quello per iscriverti al mio Patreon, dove usufruirai del video corso del firmware Marlin con video dedicati alle voci più importanti, e nello stesso tempo avrai un contatto diretto con me per affrontare le tue problematiche, oltre ad avere un forum privato dove io vado a postare ogni mese nuovi contenuti. Ti ringrazio per l'attenzione e iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui prossimi video. Ciao a io!